Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, finalmente è uscito un po' di sole, che bello, è il primo aprile, pesce d'aprile? No, il sole c'è, speriamo che duri. E vabbè, comunque oggi cosa andiamo a seminare? Oggi abbiamo prezzemolo e rucola. Stamattina Diego è andato a fare spesa, a fare quella faticosa spesa, questa missione in questo periodo un po' strano, e fortunatamente è riuscito a trovare dei semi. Eccolo, chi c'è? Eccolo il semo. Il semo. È riuscito a trovare anche le bustine dei semi al supermercato, così non dobbiamo prendere tutto solo dai frutti che non troviamo. Esatto. Che Non ho cazzo trovato ho quello. Non ho trovato tutti i semi che volevamo. Eh? Però va bene, quello che c'era c'è, ci abbiamo e piantiamolo. Esatto, poi se riusciamo a trovare altro, ben venga! Esatto. Comunque intanto rucola e prezzemolo ci stanno, giusto? Quindi andiamo a vedere come piantare questi. Innanzitutto vi volevo far vedere questa bella cosa, che è dove andremo a piantare appunto prezzemolo e rucola. Vedete, Diego ha preso un bancale da dove lavora, che tanto vengono buttati via, e ha fatto questo orto verticale. Ci ha messo praticamente i sacchi dell'immondizia, quelli neri, li ha fissati così, e poi dentro andremo a mettere la terra e i semini. Eccoci qua. Allora, cosa facciamo qua di bello? E io dico sempre eccoci qua, eccoci. Abbiamo preso le nuove palettine, sempre queste trovate anche al supermercato, per fortuna, perché non avevamo niente. Ecco che arriva il nostro aiutante Tips. Prendiamo la nostra terra, non so se si vede bene, la nostra terra anche questa mista di letame, dei cavallini, la mescolo un po' per vedere, per smuoverla un po', insomma. E mettiamola qua dentro. La prossima volta prendo un campo e faccio l'orto. Nuovo lavoro del 2021. Diventeremo ortaioli. C'è qualcuno là dietro che urla, non so se lo sentite. Vai! Chi sarà mai? Vai così, baby! Ciao, aiutante, ti sposti per favore che devo parlare. Ok, adesso dopo aver riempito bene tutti i vasi che volete usare, facciamo un bel solco in centro. Ci riesco. In questo caso non stiamo lì a mettere un semino a buchino, in questo caso buttiamo un po' di semi e vediamo che cosa vi viene. Com'è che si dice quando butti i semi così? La cosiddetta semina a spaglio. Ho avuto il suggerimento da dietro. Adesso si prendono i nostri semini. Ne mettiamo un pochetto in mano, non so quanti, no dai, pochi, non tantissimi, neanche ne servono tantissimi. Qua dicono 2 grammi per metro quadrato, dopo alla fine dietro le bustine vedete quanti metterne.
io vado un po' a occhio, ecco. Mettiamo un po' di semini nel solco. Basta, io non ne metto tanti perché alla fine non è neanche tanto grande il vaso qua, quindi non esagererei, ecco. Richiudiamo la terra un pianino, ci vogliamo. Ok, qua avremo la nostra rucola. Qua invece facciamo, siccome io non voglio tutto prezzemolo da una parte, farò un po' di origano usando il vecchio origano che avevamo in casa. Nelle cimette ci sono i semi, adesso qua c'ho tutte le foglie, quindi provo a mettere tutto e dentro ci dovrebbero essere i semi e vediamo che cosa avviene. Quindi questo è origano, faccio metà origano e metà prezzemolo. Facciamo nella stessa maniera, buttiamo dentro in questo caso le fogliette con dentro i semini, le cimette, i semini. Qua le ho messe tutte perché non so cosa verrà, quindi di fianco ci mettiamo i semini del prezzemolo, anche qua un pochino, sempre nel metodo della rucola, lo tiro giù un po'. Anche qua non esagero perché se il vaso è piccolo sembra il caso di esagerare, ecco. Invece le teniamo per un'altra semina. Bene, anche qua si richiude, mangiamo bene, con la nostra mitica bottiglia con i buchi, fantastica. E adesso cosa facciamo? Prendiamo, io in questo caso mi sa che prenderò uno scotch di carta, mi metto i nomi e anche la data e così vediamo quando vengono. Oggi è il 1° di aprile, quindi non so, penso che ci voglia un mesetto più o meno. Poi questo è bello perché la rucola è un'erba da taglio, come per esempio così, quindi poi continuerà a farsi, no, quando si taglierà. E stiamo a vedere che cosa succederà. Vi auguro una buona giornata, un bacione a tutti, un buon pesce d'aprile, anche se voi lo vedrete oltre il pesce d'aprile, sicuro. E niente, buona giornata, ciao!